Presentazione del programma e contestuale anteprima della festa con l'esibizione dei gruppi mascherati questa mattina all'interno del Cinema Campidoglio durante la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018 del Carnevale di Sciacca. Ad illustrare il programma delle 6 giornate di festa è stata l'amministrazione comunale con il sindaco Francesca Valenti e il vice sindaco Filippo Bellanca. Il programma, a parte appunto l'innesto, se innesto si può chiamare, ma è parte integrante, è la fascia B nella partecipazione al carnevale, cioè i cosiddetti mini carri, che devo dire che sono anche loro, anche questi di buona fattura, e quindi è un inserimento nuovo che consente ai più giovani di ritornare alla partecipazione al carnevale. Ho fatto il giro, ho incontrato le maestranze, gli operatori del carnevale, e questo è l'aspetto bello, fantastico del carnevale. Perché proprio si sente l'amore, la passione che mettono, al di là di tutte le difficoltà oggettive che veramente riscontrano e che hanno, e quindi questo è veramente l'aspetto che caratterizza il nostro carnevale, ma che lo fa anche un evento meraviglioso per la città. Dall'altro lato è ovvio che è un momento di grande responsabilità, perché tutto quello che è l'organizzazione, le norme di sicurezza, il piano di sicurezza, tutto proprio l'organizzazione, fa nascere ovviamente problemi e dà anche un grande senso di responsabilità che non può essere dimenticato. Tra le novità di quest'anno, il ritorno dei carri di fascia B e la cerimonia di consegna delle chiavi della città al Peppe Nappa nella serata di giovedì 8 febbraio sul palco di Piazza Angelo Scandaliato e non più nella giornata di sabato lungo la via Cappuccini. Cosa vi ha spinto a reintrodurre i minicarri? No, ma è una cosa, un pensiero che ho sempre detto anche pubblicamente in altre occasioni, quindi adesso dal ruolo di amministratore era il minimo che insomma potevo fare, quello di inserirli. E forse i fatti mi stanno dando ragione, nel senso che ho visto la qualità dei due minicarri ed è veramente carina e veramente bella. Un'altra novità è che la cerimonia di apertura e di consegna delle chiavi quest'anno avverrà in Piazza Scandaliato. Sì, avverrà in Piazza Scandaliato con con il Peppe Nappa che arriva dal mare nuovamente, e con il giovedì e non più il sabato come si è fatto nella zona via Cappuccini, con il sindaco che aspetterà il Peppe Nappa sul palco e con una recita che ci sarà da parte del Peppe Nappa prima di prendersi le chiavi della città. Carnevale di Sciacca che torna a svolgersi nei 6 giorni da calendario e non più con la formula del doppio fine settimana, scelta legata alla volontà dell'amministrazione comunale di organizzare delle serate di carnevale durante la prossima estate. Noi quest'anno in aggiunta la novità sarà quella del carnevale estivo, cioè qualcuno pensa che noi abbiamo ridotto una settimana per una questione di costi, non è proprio così, perché chi conosce bene il carnevale sa che la macchina organizzativa ha già un costo di suo al di là delle giornate, quindi l'inserimento di 2 giorni in più non era un eccessivo costo, ma la nostra idea è quella di fare il carnevale estivo. Noi vogliamo portare ovviamente i turisti in un momento un po' più, chiamiamolo purtroppo non è bassa stagione, ma da noi non c'è una grande presenza, che è luglio. Si è lavorato da subito proprio per far sì che sia una festa, intanto una festa per la città, ma una festa di attrazione, in maniera tale che fuori si sappia cos'è il Carnevale di Sciacca e possa diventare anche un modo per promuovere il nostro territorio, la nostra città. Anche in questa logica il Carnevale estivo si vuole per questo motivo, non portandolo in un mese di presenze che abbiamo, quindi ad agosto, ma verosimilmente a luglio, proprio per attirare turisti e far vedere a chi non può venire in questo periodo dell'anno cos'è Sciacca e cos'è il suo Carnevale.